ovviamente c'è una base storica importante e sarà il fulcro del racconto. Si arriverà poi a una verità, che è una verità romanzata ovviamente, però è la verità di Caglione. Sta Caglione. Realmente, realmente. Ha questo grande bisogno di scoprire la verità. Ma perché ha scelto di vivere nel Salento, secondo te? Ma perché mi ha sentito il richiamo molto molto forte. E quindi, nonostante il suo periodo di permanenza fuori dal Salento per un po' di tempo, e nonostante non sia salentina, e soprattutto perché a un certo punto sente forte quasi una sorta di, appunto, di chiamata che viene da un messaggio ricevuto dai suoi genitori quando ancora erano in vita, che sostanzialmente la spingono a cercare qualcosa, questa verità che ha a che fare con la propria famiglia. Questo romanzo è, soprattutto come hai detto tu, un atto d'amore verso questa terra, ma è anche evidentemente un viaggio, e possiamo definirlo anche, se vogliamo, un viaggio iniziatico, ovvero proprio di ritorno alle origini. Si sente il bisogno di andare indietro nel tempo, perché se non hai chiara la memoria del passato, difficilmente riesci a leggere il presente e a leggere il futuro. E quindi Calliope a un certo punto ha capito esattamente questo, che doveva tornare indietro, doveva tornare alle origini, perché poi è un po', è un viaggio anche dell'essere umano questo, un viaggio di ritorno a sé, per cercare di capire più che dove andiamo, anche da dove veniamo, perché se non sappiamo da dove veniamo non riusciamo nemmeno a sapere dove andiamo. E quindi, innamorata del Salento, della bellezza del Salento, mi viene in mente una frase di Platone che dice: la bellezza è lo splendore del vero. Ma dopo tratto e poi ritorno, però c'è tutto un viaggio che fanno con delle tappe ben precise. Quali sono le tappe fondamentali del viaggio che fanno Calliope e Geoffrey? Ma sarebbe riduttivo enunciarne soltanto alcune. Sicuramente ci sono delle tappe che per motivi storici hanno più rilievo di altre, e sicuramente quelle che hanno maggior rilievo sono quelle che, anche alla luce di come è stato steso il romanzo, in cui ci fu non solo l'assalto, diciamo, l'occupazione turca, ma anche il saccheggio da parte dei turchi, perché poi alla fine il romanzo, e sia Geoffrey che Calliope attraverso il romanzo si pongono questa domanda. La domanda è questa: ma i turchi perché si scatenarono così tanto sui salentini? Perché noi cerchiamo anche di mettere in evidenza questo, non è che si scatenarono solo sugli otrantini, ma si scatenarono sui salentini. Chi è, ovviamente, con i propri siriani, quelle scene bruttissime che hanno circolato, soprattutto i social network, purtroppo, il contesto sbagliato, però hanno circolato i bambini morti, sono il risultato di tutto questo. Un romanzo, una storia, l'affrontare questi argomenti può servire, può aiutare un discorso di distensione tra religioni, secondo te? Assolutamente, credo di sì. Più che il romanzo, proprio questa terra. Il romanzo vuole essere sostanzialmente due cose. Una mappa del tesoro, io la definisco così, che possa permettere a chi lo legge di andare a scovare i tesori nascosti del Salento. E questa, diciamo, è la prima funzione, è anche una funzione divulgativa della bellezza, appunto, una narrazione di una bellezza velata, che ha bisogno di essere svelata per trasformarsi in ricchezza, sempre però nella conservazione e nella preservazione di tutto questo, perché altrimenti si ha lo sfacelo, e bisogna fare molta molta attenzione nello svelare la bellezza.
E il Salento, in un momento critico come questo, può essere il volano di un nuovo modello di sviluppo che ha nella bellezza il suo fondamento. Perché ti ricorda che il sacro è bello e che il bello è sacro e che c'è qualcosa di unico a cui noi facciamo riferimento, da cui veniamo e a cui torniamo. E se si torna a quell'uno che ha quella sacralità, che nel Salento è evidente, scompare tutto, perché le guerre di religione non avrebbero più senso se si torna all'uno. Il ruolo che hanno avuto le minoranze religiose dai Caraiti, ripeto, per la parte ebraica, i Catari, i cristiani gnostici, i Sufi per l'Islam, il ruolo e la funzione che hanno avuto le minoranze religiose nel mondo è stato sempre quello di ricordarci che dall'uno veniamo e all'uno torniamo. Poi uno può essere di qualsiasi religione, non importa, ma la bellezza è la traccia del divino. E allora, se si torna, guarda caso poi in tutte le discussioni politiche, economiche, cioè c'è un punto in cui ci si trova sempre d'accordo, nella tutela della bellezza. Poi bisogna passare dalle parole ai fatti, quindi magari bisogna cercare di renderla operativa, no? Questa tutela della bellezza, e non di cadere nella contraddittorietà, perché a volte invece si parla tanto, tanto, tanto di tutela della bellezza e poi vediamo degli obbrobri spuntare, no? E qui noi dobbiamo stare anche molto, molto attenti. Però il Salento deve e può essere questo. Quindi non solo il volano di un nuovo modello di sviluppo basato sulla bellezza, ma può tornare a essere non solo terra di accoglienza, perché già lo è, il Salento lo è sempre stato, ma la terra che dimostra che possiamo coesistere, perché dall'uno veniamo e all'uno torniamo.